Buongiorno a tutti, stiamo facendo questo video perché stiamo cercando di spiegare questa complessa vicenda che riguarda la terapia con le cellule staminali portata avanti dal professor Vannoni con la sua fondazione Stamina Foundation, di cui ormai un po' avete sentito tutti parlare. Stiamo studiando da quasi 3 settimane questa particolare storia, questa particolare vicenda che è una vicenda intricata in cui i vari piani si intersecano fra di loro, il piano scientifico, il piano umano, il piano giudiziario. La storia parte da quando appunto il professore Vannoni curò una sua paralisi da verbo facciale andando in Ucraina e scoprendo appunto l'efficacia di questa terapia che ritenne importante portare in Italia. E così fece, la portò in Italia e la applicò, la usò in varie sedi. Sedi che vennero variate perché nel frattempo si innestarono anche delle indagini giudiziarie ad oggi ancora aperte, seguite dalla PM Guariniello a Torino, per cui alla fine approdò a Brescia. Ed è, diciamo, da questo punto che noi stiamo cominciando a studiare, abbiamo cominciato a studiare questa complessa vicenda, in cui stiamo cercando di capire come diciamo, portare avanti questa terapia e quindi vedere se effettivamente esiste un'efficacia, se non ci sono effetti collaterali e dall'altra parte cercare di utilizzare, ecco, diciamo, le norme che a volte, come sapete, non possono coprire tutte le fattispecie con le quali ci si viene a scontrare in un certo senso ed è, diciamo, che nella funzione di legislatore, con la funzione di legislatore che oggi noi ci troviamo ad affrontare questa questione dedicata, complessa, che ha tutta la nostra attenzione e che vi spiega adesso proprio Andrea come abbiamo cercato di trattare in queste settimane. Sì, coscienti del fatto che questo è un argomento molto sentito e anche molto delicato, nel momento in cui il Senato in assemblea ha trasferito alla Camera la competenza del decreto, abbiamo incominciato a fare una serie di incontri informali con tutte le varie istituzioni che possono competere all'interno di questo decreto. Siamo stati all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui trovate il video online, siamo stati all'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo parlato con diversi medici e ricercatori italiani, con alcune famiglie che hanno bambini in trattamento con il metodo Stamina Brescia. Abbiamo raccolto tutte queste informazioni, proprio coscienti del fatto che dovevamo prendere una decisione importante in coscienza, sia tutelando i bambini che sono attualmente curati con il metodo Stamina Brescia, sia tutelando quello che è il sistema sanitario e tutti gli altri cittadini che dal sistema sanitario nazionale devono avere delle risposte e dei trattamenti certi. Oggi, in questi giorni, siamo all'interno della nostra commissione a trattare proprio questo decreto. Oggi, nel pomeriggio ci sarà la discussione degli emendamenti presentati dagli altri partiti politici e anche da noi, perché l'intenzione è di, secondo la nostra opinione, far sì che trattamento delle cellule staminali in toto, non soltanto di stamina ma in tutto il suolo italiano, venga regolamentato con una normativa ad hoc, perché ci rendiamo conto che le normative vigenti nel nostro paese, da una parte tutelano e controllano quello che sono i trapianti cellulari, dall'altra parte tutelano e controllano quelle che sono le sperimentazioni sui farmaci, quindi su molecole chimiche, ma esiste un vulnus, un vuoto normativo per tutto quello che riguarda invece il trapianto e la modifica delle cellule biologiche staminali. Ovviamente è tutto un mondo a sé che ha bisogno di una regolamentazione sua, che secondo noi non può ricadere esclusivamente né nei trapianti né nei farmaci. Sì, vorrevo inserirmi in questo e spiegare meglio. La normativa italiana che recepisce una normativa comunitaria afferma che le cellule umane, le cellule sia umane che animali, devono essere considerate farmaci a tutti gli effetti o medicinali, anzi, usa la parola medicinali. E lì noi abbiamo sviluppato quest'idea. Tra l'altro la normativa di riferimento è una normativa vecchia, attenzione, perché è del 2006 e noi crediamo che nella scienza una normativa di 6 anni sia sicuramente, in un caso specifico come questo, da considerare superata.
Ecco, noi crediamo che l'uso della parola farmaco e quindi poi di tutto quello che consegue, perché utilizzare la parola farmaco per le cellule umane significa poi che ci sono tutta una serie di procedure standard, dalla produzione alla, quindi alla commercializzazione, eccetera, che impongono, che sottostanno a quelle dei farmaci e quindi sottostanno anche al controllo delle strutture che controllano i farmaci. Ecco, noi crediamo che per le cellule, considerato che la cellula comunque è un'unità biologica vivente, ecco, noi crediamo che applicare questa normativa oggi possa essere stringente e possa non aiutare a risolvere un caso come questo, che presenta anche delle peculiarità, perché comunque, come voi sapete, se non lo sapete ve lo diciamo, ci sono dei soggetti, dei bambini, ma anche dei soggetti adulti che hanno iniziato queste terapie, che ritengono di avere avuto un giovamento, anche se non esiste a tutt'oggi una dimostrazione scientifica secondo la nostra normativa, e che addirittura hanno ottenuto anche delle autorizzazioni da parte dei giudici. Quindi noi ci troviamo a dover dare una risposta a questi cittadini. Non possiamo dire che, poiché la normativa afferma che le cellule umane sono dei farmaci, dobbiamo stare 5 anni a fare la sperimentazione perché sennò non applichiamo la normativa, eccetera. Dobbiamo capire anche che la normativa deve essere funzionale alla società. Quindi noi reputiamo che sia importante salvaguardare sia l'interesse di progredire con questo tipo di terapia e quindi eventualmente con la scienza, perché sarebbe una scoperta eccezionale, ma dall'altra parte però di salvaguardare la salute dei cittadini, perché comunque la normativa fa riferimento proprio alla possibilità di evitare complicanze, di evitare effetti collaterali, di evitare effetti a lungo termine che possono essere trasmissione di malattie virali, che possono essere anche tumori. Quindi capite bene che i pesi, cioè i valori in gioco, sono dei valori tutti importanti. Noi, per fortuna, del Movimento 5 Stelle, politicamente siamo liberi, non abbiamo nessuno che ci dice cosa fare cosa, cioè agiamo esclusivamente nell'interesse dei cittadini e secondo la nostra coscienza. Quindi opereremo e stiamo operando in questo senso. Quindi non ha senso dire che siamo pro o contro qualcosa. Noi siamo per la giustizia, per la correttezza, per portare avanti tutto quello che può essere utile per i cittadini nel modo giusto per tutti i cittadini che in questo processo sono coinvolti. Allora, volevo solo intervenire per dire che spesso quando si parla di stamina di questo decreto si parla di uso compassionevole. Non è esatto, perché nel decreto si parla di malattie rare e le malattie rare non sono tutte malattie terminali, e l'uso compassionevole dei farmaci o di terapia o di qualsiasi altra cosa si fa solo unicamente per le malattie terminali. Tutto qui. Perciò di compassionevole c'è solo l'informazione. Sì, va bene, alcuni useranno anche questo compassionevole, però... Io aggiungerei che noi vogliamo assolutamente garantire che tutti i pazienti che sono attualmente trattati a Brescia con il metodo Stamina possano continuare e finire il loro trattamento. Chiediamo inoltre che venga attuato nel minor tempo possibile, e quindi diciamo immediatamente, tutto un sistema di sperimentazione, di verifica del metodo, anche perché riteniamo che se un metodo come quello messo a punto dalla Stamina Foundation sia veramente efficace, quindi si possano avere delle sperimentazioni cliniche con dei risultati notevoli, questo debba essere esportato non solo in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. Se è vero che i bambini affetti da queste gravi patologie, da queste rare patologie, possono avere questo grande giovamento da questa terapia, è giusto che tutti i bambini del mondo possano giovare. Attualmente Stamina, ancora il protocollo ufficiale, non l'ha pubblicato, non l'ha reso pubblico. Entrare in un processo di sperimentazione controllato anche dagli enti istituzionali del nostro paese è fondamentale, e questo sicuramente lo chiederemo e lo inseriremo all'interno del decreto che siamo chiamati a trattare. Perciò, in ultima sintesi, voi volete che la Fondazione Stamina renda pubblici le procedure, i dati, noi siamo cioè un spieghi politico. Perché questi bambini che hanno usufruito di questa cura sono realmente migliorati, non si sa il perché. Loro dicono è per via dell'iniezione di cellule staminali, ma voi non siete sicuri che sia così, e questo è il punto. Diciamo che nella scienza vengono utilizzati dei metodi proprio per rendere obiettivi questi dati, che altrimenti sarebbero solo valutazioni soggettive. Quindi è chiaro che in assenza di una raccolta obiettiva di dati si ha solo il riscontro soggettivo delle famiglie. Crediamo che se fosse così
potrebbe essere veramente una scoperta rivoluzionaria. Chiediamo però che per la trasparenza che caratterizza anche tutte le azioni nostre, che chiediamo a tutti i soggetti, che anche la Stamina per trasparenza informi tutti sul metodo che mette in opera. E a questo scopo mi sollecitava Silvia Giordano di richiamare che è una commissaria degli affari sociali come noi, di ricordare la testimonianza che ieri in commissione ci ha dato una rappresentante della SMA, anche lei affetta da SMA, che è atrofia spinale, una malattia dei muscoli, che tra l'altro riguarda questo caso in specie perché alcuni bambini proprio sono affetti da questa malattia. Ci diceva lei stessa: vi prego di portare avanti lo studio, ma di stare attenti che questo studio sia effettivamente efficace, perché se no sottrarrebbe risorse economiche a studi o sperimentazioni che invece già hanno una validità o potrebbero averla. Quindi portiamo avanti, vi vogliamo portare anche questa testimonianza, cioè non siamo solo noi a dire portiamo avanti la sperimentazione, ma utilizziamo tutte le precauzioni nell'interesse del paziente e dei cittadini italiani tutti.